consapevolezza del fatto, insomma, di essere una terra che non era più da considerarsi sicura dal punto di vista sismico. E il programma di mandato della mia legislatura si caratterizzava in modo decisivo con l'intervento, la riqualificazione dell'edilizia scolastica. La scuola materna Bixio, che è una delle scuole che è stata danneggiata in modo irrimediabile dal sisma del 29 maggio, era già nella nostra attenzione. Le fasi di costruzione della scuola hanno coinciso con gli eventi del terremoto del 20 e del 29 di maggio. C'è stata un'accelerazione da questo punto di vista dei lavori, la scuola è pronta, due scuole elementari, una sul capoluogo, una su una frazione, Sozzigalli, e la scuola media principale del paese. Sono tre plessi che, mentre noi parliamo, stanno per essere ultimati, e questa scuola ci ha tolto, insomma, dall'imbarazzo di pensare ad un quarto edificio che avrebbe complicato di molto le procedure. Stiamo facendo tutto ciò che occorre per arrivare alla fine della prima settimana del mese di ottobre di avere nella piena disponibilità dei bambini e dei docenti i tre plessi scolastici. Era un plesso vulnerabile. Abbiamo valutato la possibilità di riuscire a sistemarla lì, a ristrutturarla e ad ampliarla, non c'erano le condizioni, e a quel punto la scelta, che riconfermo oggi a maggior ragione, è stata quella di delocalizzarla, di trasferirla e di superarla. Io sono convinto che alcune potranno essere sicuramente adeguate dal punto di vista sismico, altre potranno essere forse ristrutturate, ma altre dovranno essere superate completamente. E poi non c'è solo il tema dell'analisi, della verifica, dei progetti, ma c'è anche il tema delle risorse. Adesso abbiamo risorse per gestire l'emergenza e questa fase, poi dopo ci vorrà un po' di tempo per agire sulle 150 scuole del cratere che hanno difficoltà.